Ben ritrovati a tutti e a tutti a questa decima puntata di Pillole di Ubuntu. Ebbene sì, eccoci arrivati alla doppia cifra di questa serie. E appunto per l'occasione, per tra virgolette festeggiare l'anniversario della decima puntata, vi offro ben 6 pillole allo stesso prezzo delle consuete 5, perché di solito attendo di avere 5 informazioni, 5 suggerimenti, 5 cose da mostrarvi interessanti per creare una pillola di Ubuntu, un video di pillole di Ubuntu. In questo caso addirittura ne ho inserite 6 in scaletta. E voilà. Detto ciò, partiamo subito con la prima pillola che è una cosa, diciamo, non pratica da eseguire o che vi insegni qualcosa di particolare, di pratico, ma è semplicemente per conoscenza. E di cosa si tratta? Della gestione delle password delle user nei sistemi Linux. Perché questo? Perché a un certo punto mi sono chiesto, ma sono quasi o più o meno 4 anni che con una certa regolarità, insomma, come posso, pubblico video sul mio canale regolarmente, puntualmente, ogni volta si parla di inserite la vostra password qua e là, digitiamo la nostra password, sottolineando anche l'importanza per la sicurezza del nostro sistema di questa password, anche già dalla login iniziale, ma finora non mi ero mai chiesto né soffermato su come Linux gestisca questa password, cioè noi la digitiamo e da qualche parte dietro le quinte il sistema deve pur confrontare la nostra password che digitiamo con quella che ha lui da qualche parte memorizzato per capire se è corretto o meno quella che abbiamo digitato. Allora, qui vi lascio alcuni link interessanti che spiegano un po' che sistema ci sta dietro questa gestione delle password in Linux e in modo conciso vi spiego cosa ci sta dietro, così veramente in modo molto, diciamo, a volo d'uccello, ecco, senza andare troppo nei dettagli tecnici. Comunque le password in Linux sono memorizzate in file ovviamente crittografate, in formato crittografato. Quindi Linux usa un file per memorizzare queste password. Ecco, in sostanza. E ovviamente, come ho detto, crittografate in modo da non mostrarvi in chiaro la vostra password se accidentalmente capitate su questo file. L'algoritmo usato da Linux per crittografare le vostre password è detto ad una via. Cosa significa? Che è possibile crittografare una password, quindi una via, ma non è possibile riottenere questa stessa password dal suo valore crittografato, che sarebbe la seconda via. Quindi la strada è univoca, voi digitate la password che desiderate per la vostra user, questa sistema Linux la prende in carico, la rende crittografata e dal valore crittografato non si può più risalire al valore non crittografato. Quindi questo è, diciamo, un modo per proteggere la nostra password. Tuttavia, nei tempi andati, come dire, nei primi tempi di Linux, il sistema memorizzava le password, pur se crittografate, direttamente all'interno di un file che è questo etcpassword. Questo file, però, ha, come dire, un difetto, è leggibile anche dalla normale user e non solo dalla user di amministratore. Quindi chiunque ha accesso al vostro sistema poteva andare a leggere questo file contenente le vostre password, seppure in forma crittografata. Anche se sono crittografate, le password possono essere soggetti ad attacchi mediante dizionario, ovvero con tentativi, vengono crittografati delle stringhe di testo e se poi il risultato crittografato coincide col vostro, ecco che hanno trovato la vostra password in sostanza. Quindi qui c'era un problema di sicurezza nelle prime versioni di Linux, perché era sempre possibile che qualcuno accedesse al vostro sistema e a questo file. Questo file, appunto, lo si può vedere tuttora e tutt'oggi in semplicemente con il
la vostra user non di amministratore, ecco, non in modalità amministratore. E in effetti possiamo vederlo qui che ho aperto un terminale in una macchina virtuale e vediamo che qui sono contenute tutte le varie user di sistema, la root e anche più in basso la nostra, la mia in questo caso, la mia user che sto usando in questo momento in questa macchina virtuale, però vedete che di password non ce n'è perché? Perché accortisi di questa debolezza del sistema, successivamente nei sistemi Linux, per rendere più difficili questi attacchi condizionario, è stata adottata la soluzione delle shadow password, ovvero password ombra. Questa soluzione fa in modo che le password crittografate siano sempre salvate in un file, ma non più direttamente visibili in questo file, etc/passvd, ma salvate in un altro file, ovvero etc/shadow-ombra. Questo file, rispetto all'etc/passvd, ha il vantaggio o la differenza che contiene appunto le nostre password crittografate, ma questo file è leggibile solo dall'utente root, ovvero solo dall'utente con i diritti di amministratore. Ecco, se noi usciamo da qui, provo ad accedere a quel file, sempre con user normale, vedete che nano l'editor mi si apre, ma qui in basso mi appare un errore. Errore durante la lettura di etc/shadow, permesso negato. Vedete che con user normale, quindi anche se qualcuno per un qualche motivo trova il nostro PC disponibile, aperto, non protetto, non conoscendo la nostra password, non può andare a leggere il file delle password. Per poter leggere il file delle password dobbiamo utilizzare appunto anteporre sudo per diventare temporaneamente amministratore. Quindi in questo modo io devo inserire la mia password, quindi la devo conoscere per poter vedere il contenuto di questo file. Questo file riporta parallelamente al file etc/passvd che abbiamo visto prima tutte le user di sistema, avete root, daemon, tutte le user necessarie al sistema Linux per funzionare, più naturalmente la nostra user comune di lavoro. E questa volta vedete qui che c'è questa stringona strana, illeggibile, che è la nostra password, la mia password di questa macchina virtuale, crittografata. Ecco, quindi vedete che il file etc/shadow ha lo scopo di archiviare le password di tutte le user definite sul nostro sistema Linux, e ha la struttura parallela a etc/passvd, ma ha il vantaggio di essere accessibile solo dall'amministratore. Quindi ecco che è stata aumentata la sicurezza del sistema Linux per quanto riguarda l'ambito della gestione delle password, delle sue password delle user definite su quel sistema Linux. Questo appunto, come ho detto, non è un qualcosa di pratico che potete replicare anche voi o fare qualcosa di particolare con questa prima pillola di Ubuntu, ma è un concetto, è un, come dire, per cultura generale, buono sapersi, così, giusto per conoscere cosa ci sta dietro un po' a queste password, ecco. E passiamo quindi, una volta definita questa prima pillola di Ubuntu, passiamo fra un attimo, adesso metto in pausa un attimo il video per spegnere la macchina virtuale che non ci serve più, e poi passiamo alla seconda pillola di Ubuntu. Quindi fra un attimino ci vediamo. E eccomi qua, dopo aver spento la macchina virtuale che rallenta sempre un po' il mio PC. E passiamo appunto alla seconda di queste sei pillole. Di cosa si tratta? È una pillola dedicata alla shell fish, di cui recentemente ho pubblicato sul canale un corso più o meno completo su questa shell molto interessante per il vostro terminale. In cosa consiste questa pillola? Nel mostrarvi come si possa visualizzare appunto a terminale il codice di funzioni o di script in modo formattato e colorato. Per
Perché questo? Perché il comando che permette di visualizzare il codice di funzioni o script, functions, come lo vedete qui, se io eseguo questo comando senza opzioni particolari, vedete che il codice della funzione o dello script, se vogliamo chiamarlo così, viene elencato, come si dice, stampato a video in modo uniforme. Bianco senza particolare distinzione di sintassi né di indentazione della sintassi, però a questo si può rimediare usando un comando aggiuntivo ed è questo. Quindi, oltre a functions MioIP, in questo caso in questa funzioncina, passo l'output, quindi questo. Quanto esce dal comando functions lo passo con in pipe al comando fish indent e con l'opzione ANSI, ovvero di mostrarlo a video. Se faccio enter, vedete che indent appunto sta per indentazione, quindi questo comando fish indent si occupa di ordinare il mio codice per renderlo più leggibile, vedete rispetto a quello di prima che differenza, e in più ANSI usa, è uno standard per i colori, diciamo così, a video da terminale, ecco per semplificare, fish indent si occupa di indentare il codice, di allinearlo e ordinarlo, e ANSI di colorarlo, un po' come se stessimo proprio editando la nostra funzione di Fish nel nostro editor preferito. Vedete, è una bella differenza, eh? Più leggibile così. Il comando Fish indent può essere usato per stampare a video qualsiasi scritta, quindi non solo una funzione creata da noi o interna di Fish, ma anche uno script. Se faccio copia e incolla di questo comando, vediamo un po' cosa succede. Qui gli dico occupati di ordinarmi il codice e di colorarlo in modalità ANSI con questa deviazione dello script. Prendo uno script, quindi questo qui che mi cancella i vecchi kernel, in questo caso prendo uno script, lo come dire, devio. E lo mando come input al mio comando fish indent con questa deviazione in minore. Questo simbolo fa in modo che questo script, questo file di script, entri come dire come input di questo comando. Quindi se faccio enter così, vedete che il mio script è sia indentato, ovvero allineato e ordinato, sia colorato a seconda della sintassi di fish. Ok? E quindi vale per qualsiasi script, codice di fish, quindi non solo le funzioni, ma anche qualsiasi script che noi abbiamo creato al di fuori delle funzioni. C'è oltre all'ANSI, che ecco, mi riposiziono sul mio comando, oltre a questa opzione righetta righetta ANSI, c'è anche l'opzione righetta righetta HTML. Cosa fa questa HTML? HTML permette di creare un file HTML da aprire nel browser, nel vostro browser di fiducia, diciamo così, nel vostro browser, e permette di vedere in modo allineato, indentato, ordinato il codice, non colorato, ma perlomeno allineato e più facilmente leggibile. Quindi se io uso questo comando, cosa gli dico? Fammi vedere il codice della funzione MioIP e in pipe passalo all'indentazione con l'opzione HTML, poi l'output, non stamparlo qui a video come abbiamo visto qui, non stamparlo qui, ma devialo col maggiore in un file chiamato MioIP.html. Faccio enter. Nella scrivania a questo punto io mi ritrovo, dov'è la mia scrivania? Ecco, mi ritrovo il mio file mio IP HTML. Se lo guardiamo nel browser o lo guardassimo nel browser, qui è solo un'anteprima, vedete che comunque è ordinato il codice, non è colorato, ma lo vedo ordinato. Ok? Quindi qui siamo a posto. Stessa cosa, non lo ripeto perché è analogo, vale anche per
degli script esterni, non necessariamente per le funzioni. In questo caso la sintassi del comando è leggermente diversa, ma ve la lascio in scaletta. Voi fate copia e incolla di questo esempio di comando. Anzi, so che nei commenti su YouTube non si possono mettere i minori e i maggiori, quindi vi metterò poi la parola invece di questo simbolo perché non lo accetta nei comandi. Scusate, nei commenti su YouTube non viene accettato questo simbolo, nel minore e nel maggiore. Quindi metterò fra parentesi maggiore o minore in modo che voi possiate copiare il comando e sostituire maggiore o minore con il simbolo effettivo, come lo vedete qui nel video. Quindi analogamente lo si può fare anche con uno script che avete creato al di fuori delle funzioni di fish. Ecco qua. Ok. Questa era appunto una pillola, la seconda di questa puntata dedicata alla shell fish. Terza pillola, vediamo come si gestiscono i motori di ricerca, i possibili motori di ricerca nel vostro browser tipo Chrome o Chromium. Io uso Chromium, quindi ve lo mostro su Chromium. Voi usate Chrome, è la stessa cosa, quindi questa pillola è dedicata a chi usa Chromium o Chrome. Quindi apriamo le impostazioni, così siamo già posizionati. Solitamente, siccome questi browser sono, diciamo, della famiglia di Google, soprattutto Google Chrome, Chromium un po' meno, però è pur sempre un progetto figlio di Google, è per difetto solitamente attivo l'omnipresente Google come motore di ricerca, ovvero voi cercate qui, digitate nella barra dell'indirizzo la ricerca, i termini di ricerca, fate enter, vi appare Google come pagina dei risultati. Però ce ne sono anche molti altri di motori di ricerca. Se ne preferite un altro, che ne so, Bing o DuckDuckGo, in questo caso potete sostituirlo come motore di ricerca predefinito. Io appunto mi concentro su DuckDuckGo, che vi presenterò in un video dedicato, perché è interessante, ha delle funzionalità interessanti questo DuckDuckGo e degli aspetti interessanti. Ed è anche più discreto, rispetto a Google, che diciamo che non si preoccupa tanto della nostra privacy. DuckDuckGo invece se ne preoccupa un pochino di più, come vedremo nel suo video dedicato. Quindi non soffermiamoci più di tanto, ma l'esempio che volevo mostrarvi è come si imposta come predefinito il motore di ricerca DuckDuckGo, come si fa. Ci sono due possibilità. Si entra nelle impostazioni di Chromium o Chrome, e sono già qui nel paragrafo cerca, cioè questo, lo vedete qua, paragrafo cerca qui sulla sinistra. C'è la possibilità di impostare il motore predefinito, il motore di ricerca, con la tendina, qui dico la tendina fuori o sulla voce nel dialogo dedicato. Perché dico così? Perché la tendina fuori è questa semplicemente. Fra i vari motori di ricerca impostati attivi nella mia impostazione di Chromium, vedete c'è sia Google, sia Yahoo, Bing, eccetera, eccetera, e io ho scelto DuckDuckGo. In questa tendina ciò che appare qui è il motore di ricerca predefinito. Oppure appunto dico nel dialogo dedicato, perché qui accanto c'è il pulsante gestisci motore di ricerca, apro questo dialogo dedicato ai motori di ricerca, e vedete che DuckDuckGo è indicato come predefinito in grassetto, perché è effettivamente quello predefinito. Volessi rimettere Google come predefinito, scendo, vedete che qui appare un'etichetta imposta come predefinito. Se io clicco qui, diventa dopo un istante in grassetto Google predefinito. A questo punto, digitassi dei termini di ricerca nella barra dell'indirizzo, mi apparirebbe la pagina di Google. Ma io ultimamente ho adottato DuckDuckGo come mio motore di ricerca preferito e quindi digito dei termini di ricerca e mi appare la pagina di DuckDuckGo perché è il mio predefinito. Quindi avete visto due possibilità per definire il motore di ricerca predefinito, o qui fuori o dentro nel dialogo dedicato. In più si possono definire anche dei
delle scorciatoie per richiamare uno specifico motore di ricerca. Le scorciatoie ci permettono di usare un motore di ricerca alternativo a quello predefinito, senza dover cambiare il predefinito ogni volta. Mi spiego, DuckDuckGo è quello predefinito, quindi io cerco, che ne so, Pippa nella barra dell'indirizzo e vedete che qua sotto mi dice già, guarda che te lo cercherò in DuckDuckGo. Faccio Enter e mi esce la pagina dei risultati di DuckDuckGo. Lo vedete qui il simbolo di DuckDuckGo. Se però voglio per motivi qualsiasi usare un altro motore di ricerca ma lasciare DuckDuckGo predefinito, posso aggiungere qui a fianco, vedete qui a fianco, posso digitare una scorciatoia per richiamare quel tal motore di ricerca. Quindi io ho DuckDuckGo predefinito, ma se voglio usare Google basta che uso la scorciatoia GG, come dico qua, La scorciatoia GG, perché io ho scelto come scorciatoia GG che mi viene più facile tenerla a mente. Quindi con quella scorciatoia io vengo sulla mia barra dell'indirizzo, metto GG come prima parola e vedete che appena faccio spazio, lui mi dice: guarda che ti cercherò per Google temporaneamente, non userò il tuo motore di ricerca predefinito, ma userò Google. Quindi se cerco Pippa mi esce la pagina di Google, vedete? E voilà. Così avete visto come si fa rispettivamente a definire un motore di ricerca preferito nostro come predefinito e come si imposta una scorciatoia, la si digita lì a fianco e questa scorciatoia ci permette di usare un motore di ricerca alternativo anche solo puntualmente, temporaneamente, diverso da quello predefinito. Ecco, questa era un'altra bella pillola di Ubuntu. Un'altra pillola di Ubuntu che può sembrare complessa, e in effetti un po' lo è, ma è dedicata comunque agli script che si possono creare per la nostra shell, che sia Bash, che sia Fish, che sia qualsiasi altra. È la possibilità di usare una banca dati relazionale, cioè una vera e propria banca dati integrata nei nostri script, facilmente integrata nei nostri script di shell. Ecco, la premessa qui è, dunque, prima di tutto fatemi pulire il terminale. La premessa qui è che parlando di banca dati si sappia di cosa stiamo parlando. Se non sapete di cosa si tratta la banca dati o avete usato banche dati ma non in modo molto tecnico, ma con programmi che vi facilitano il compito, se non avete idea sui concetti delle banche dati, dovete averle per poter sfruttare, per capire appieno questa pillola di Ubuntu. E eventualmente non per fare pubblicità al mio canale, ma sul mio canale ho pubblicato tempo fa un corso che spiega le basi delle banche dati relazionali. Potete riferirvi a quel corso che era aggruppato in una playlist, andate sul mio canale YouTube, cercate banca dati o corso, insomma, lo trovate sicuramente, se siete interessati. Se non siete interessati, vabbè, potete saltare anche in questo video, saltate un pezzettino di video e non ascoltate nemmeno cosa sto dicendo per questa pillola di Ubuntu, perché se non è materia vostra, non sarà di grande interesse per voi. Fatto sta che c'è questa banca dati SQLite, che è una banca dati a tutti gli effetti relazionale come qualsiasi altra, magari più famosa, che appunto spesso si tende a dimenticare questa banca dati perché pur non avendo nulla da invidiare alle altre, e non se ne sente parlare così tanto, eppure ha i suoi vantaggi perché SQLite è un motore di banca dati locale, non avete bisogno di server, non avete bisogno di installazioni particolari, è contenuto in un solo programma, quindi un solo eseguibile vi gestisce queste banche dati e ogni banca dati è contenuta in un file, in un suo file.
in un solo file e non richiede necessariamente un driver per connettersi a questa banca dati, niente di complesso, potete andare direttamente ad usare questo motore di banca dati che è contenuto in un eseguibile solo, molto semplice, installate un programma e avete la vostra banca dati con tutte le funzioni standard SQL, tutto di qualsiasi altra banca dati. Quindi ha i suoi vantaggi perché è una banca dati leggera ed è ideale come supporto di archiviazione efficiente per i nostri programmi, anche per i nostri programmi e script. Tanto per farvi un paio di esempi noti, diciamo così, più famosi, tra virgolette, sia Shotwell, il gestore di fotografie standard su un'installazione Ubuntu, sia il browser Chromium ma anche Chrome usano per gestire le loro informazioni, per archiviare quanto necessario delle loro informazioni. Shotwell, per esempio, i metadati delle fotografie, eccetera, eccetera, usano entrambi appunto dei file di SQLite. E giusto tanto per dirvi, che non è proprio una cosa così particolare, così remota questa SQLite, ma è usata proprio anche da progetti famosi e importanti. Si appoggiano in diversi progetti su questa piccolo motore di banca dati, molto comodo e pratico. Per i nostri script, diciamo che può essere utile conoscere questo fatto di poter interfacciare facilmente questa banca dati, perché è sicuramente più pratica in determinate situazioni che non salvare temporaneamente informazioni in file di testo, per esempio, perché tipicamente i nostri script di shell, bash o fish, eccetera, eccetera, magari abbiamo bisogno di salvarci temporaneamente delle informazioni che poi verranno utilizzate più avanti nello script. Di solito cosa si fa? La prima cosa che si fa è buttare fuori su un file di testo queste informazioni per poi rileggerlo più avanti. Ecco, in determinate situazioni potrebbe essere più pratico e più efficiente usare una vera e propria banca dati che poi può essere interrogata con dei filtri, ordinando i dati, non ordinandoli, e quindi ci dà tutte le potenzialità del linguaggio di banca dati SQL a disposizione nei nostri script. Ecco che, come ho già detto all'inizio della descrizione di questa pillola di Ubuntu, per creare tabelle e gestire una banca dati bisogna sapere, appunto, conoscere le basi delle banche dati, e di questo ne ho già parlato, eh? Come si fa ad utilizzare SQLite? Prima di tutto bisogna SQLite, non so bene come pronunciarlo, perché SQL è il linguaggio delle banche dati, Lite vuol dire leggero, SQLite forse si deve pronunciare, non so, vabbè. Bisogna installare il pacchetto SQLite, perché non è installato per difetto in Ubuntu, quindi voi potete aprire Ubuntu Software Center, cercare SQLite e installarlo. Una volta installato questo pacchetto, avete la vostra potente banca dati, ma semplice banca dati a disposizione. Qui, giusto per gli intenditori, ho messo, vedete, una serie di comandi che vi mostrano che direttamente da terminale si può usare questa banca dati senza nessun impedimento particolare. Quindi io ho già installato SQLite e come primo comando vi mostro questo copia e incolla di questo comando cosa fa. Quindi si richiama la banca dati, il motore di banca dati con questo comando, quindi SQLite 3, perché siamo alla versione, diciamo, principale 3 di questa banca dati. Gli si dà il nome del file di banca dati nel quale poi il motore della banca dati archivierà i vostri dati, le strutture delle tabelle, eccetera, eccetera. Per convenzione, .db, quindi punto .database, è l'estensione di questi file. E poi gli si dà il comando. In questo caso, cosa gli dico di fare? Creare una tabella chiamata work con tre colonne, ID, N1, N2. Facciamo enter e vedete, nessun errore, niente. In questo momento nella mia cartella scrivania, se andiamo a vedere la cartella scrivania, vedete che è apparso un file test.db con una classica icona che mostra un database, insomma, di solito
sono questi tipi di icone che mostrano gli archivi di banca dati, e vedete che appunto è apparso questo file. In questo momento questo file è un file di banca dati SQLite che contiene una tabella vuota chiamata work con tre colonne. Facciamo un altro esempio. Adesso qui voglio inserire dei dati in questa tabella, quindi stesso principio, il comando, la banca dati da usare e il comando insert nella tabella work, per quelle due colonne qui voglio inserire le stringhe pippa e pippi, ecco. Ripeto, ancora una volta, qui è per intenditori, nel senso che chi conosce l'ambito delle banche dati sta seguendo tranquillamente, senza difficoltà, quanto sto mostrando. Gli altri capisco che possono non capire cosa stiamo facendo, però ho già avvisato il perché, il per come, eccetera, eccetera. Qui inserisco un'altra riga, giusto per inserirne due, con Pluto Paperino. E poi vediamo un po', ecco qui inserisco un'altra riga anche con una chiave specifica, qui qua super P, poi inserisco questa volta i tre valori compresa la chiave, e poi alla fine voglio leggere il contenuto di questa banca dati. Intanto il mio file di banca dati è sempre qua, sto lavorando su quel file lì. E questa volta col terzo comando gli dico di leggermi con una select il contenuto della mia tabella work. E vedete che con le opzioni column e header mi mostra le intestazioni delle colonne, belle ordinate, le mie colonne della mia tabella ID N1 e N2 con il mio contenuto. Quindi le prime due righe con chiave automatica 1, 2 me le ha inserite, terza riga con la chiave che ho impostato io a 10, questa. Vedete che ha messo 10 ed ecco qua la mia prima tabella in SQLite. Poi, come ho detto, è proprio una banca dati relazionale con tutto il codice SQL standard, quindi posso modificare una riga, update, quindi dove la chiave 10 cambio il contenuto di quei due campi. Se leggo di nuovo la mia tabella, a questo punto rispetto a quella di prima, vedete che la riga con la chiave 10 l'ho modificata. Prima era qui qua minuscolo e super pippo minuscolo, adesso sono le iniziali maiuscole di questi nomi. Vedete, ho fatto un update, una modifica di quella riga. Posso naturalmente leggere ordinando per le colonne, esattamente come qualsiasi banca dati relazionale. Vedete, ho detto di ordinare il contenuto della tabella secondo la colonna N2 discendente. Vedete, N2 discendente, quindi dalla lettera più alta, chiamiamola così, fino alla più bassa, alfabeticamente, eccetera, eccetera. Vedete che funziona anche il like, proprio tutto come si deve. Quindi qui sposto un attimo la scaletta e qui ho detto selezionami da tutto il contenuto della tabella nella colonna N1 che contenga pp 2p in mezzo, e lui mi ha selezionato solo una riga perché c'è dentro pippa nella colonna N1 con le due p, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, chi conosce banche dati questi comandi sono semplicissimi. Si può anche passare l'uscita di un comando di SQLite, e quindi della nostra cell. Qui sto leggendo semplicemente tutta la tabella, ma con un pipe lo posso passare a un altro comando per formattare l'output, tipo awk, un altro comando, e vedete che awk fa in modo di stampare il contenuto in un modo particolare che non è quello standard di SQLite. In questo modo, vedete qui colonna 1, colonna 2, colonna 3, giusto per mostrarvi con questo comando che SQLite è a tutti gli effetti integrabile in uno script, perché l'uscita del comando possiamo mettere questi comandi in uno script da soli, e in più possono essere integrati, concatenati con altri comandi dello script per completare l'opera. Ecco. Quindi vedete che a tutti gli effetti una banca dati potente relazionale a disposizione dei nostri script di shell. Ci
C'è ancora un ultimo comando, credo qua, che non mi ricordo che cosa faccio, onestamente. Vediamo un po'. Set, quindi imposto una variabile in fish contenente, scusate il gioco di parole, l'output del comando ls, e poi richiamo un comando sqlite che inserisca nella tabella work i valori, ho capito, sì, i valori di questa variabile. Adesso non so, qui dipendenza di cosa contiene la variabile v1, vediamo un po', dollaro v1 contiene l'elenco di tutti i file che ho in questo momento sulla scrivania, e gli ho detto di inserire una riga con il file numero 3, quindi 1, 2, 3, con questo qua verosimilmente, e il numero 2 che è poi questo qua. Quindi se rileggo tutta la tabella a questo punto, vedete che in effetti ha creato una nuova chiave 11, una nuova riga con i nomi, il nome di un file e il nome di un altro file. Vabbè, questo era solo un esercizio ancora una volta per mostrarvi che questo è un mini script fish con un primo comando, punto e virgola, un secondo comando, e funziona perfettamente. Quindi SQLite è, ricordatevi, una potente banca dati relazionale semplicissima, leggerissima, che può essere integrata in modo molto semplice, come avete visto da questa serie di comandi, in un modo molto semplice in un vostro ipotetico script di shell o in altri linguaggi di programmazione. Ecco, voilà, questa è un po' specialistica questa pillola, ma ci tenevo a presentarla perché chissà, ripeto, di cosa sto parlando, apprezzerà questo suggerimento. Poi, altra pillola, visualizzare le informazioni meteorologiche nel terminale. Ecco, c'è l'utilità, quindi un programma da installare che si chiama Weather Util, che è presente nei repository di Ubuntu, e quindi basta installarlo con un semplice comando da terminale, per esempio, senza neanche andare a aprire Ubuntu Software Center. Basta che aprite un terminale, fate copia e incolla di questo comando, install Weather Util, e avete a disposizione le previsioni meteorologiche nel vostro terminale. Facciamo un po' di pulizie. Come si fa? Bisogna avere però il codice della località per la quale volete avere le condizioni meteorologiche. Come si fa? Si accede a questo sito che vi lascio in descrizione. Io l'ho già aperto, che è qua, questo qua. Poi si sceglie la zona del mondo. Qui ci sono gli stati degli Stati Uniti, a noi in questo caso non interessa, quindi andiamo nel scegliere il paese, select the country. Nel mio caso scelgo Svizzera e clicco Go per andare avanti. Poi si sceglie la località più vicina o addirittura corrispondente se c'è la propria. Quindi scelto Svizzera, primo passo, scelgo quale località della Svizzera. Beh, la più vicina a me in questo momento è in Ticino, quindi Lugano, e faccio Go, l'unica che c'è. E a questo punto esce la pagina con le previsioni del tempo, già qui nel browser, per questa zona del mondo, e quello che ci importa è il codice, per esempio per Lugano, è questo codice qua. 4 caratteri LSZA, vedete, l'ho riportato anche qui. Usiamo questo sito per arrivare a questa pagina della vostra località che vi interessa, e memorizzate, insomma, fate copia di questo codice. Copia, così l'avete lì. Poi nel terminale, adesso vediamo come si fa per ottenere le previsioni del tempo nel terminale, appunto senza interfaccia grafica del browser né niente. Si usa il comando weather, quindi con quel codice lì. Adesso faccio copia e incolla di questo comando, e appunto usando l'opzione M, escludere unità di misura,
unità di misura imperiale, ovvero quelle non europee, insomma, no? Avete capito, quelle imperiali, l'unità di misura che non sono i centimetri, ma i pollici, queste cose qua. Ecco, vedete che con il mio codice per Lugano mi esce, ormai tutto in inglese, a pazienza. Quindi condizioni correnti per Lugano in Svizzera, queste coordinate, l'ultima modifica alle 3:50 del pomeriggio, siamo al 5 maggio 2015, eccetera, eccetera, eccetera. Temperatura 18 gradi centigradi, quindi non escono i Fahrenheit, eccetera, eccetera. Quindi l'opzione M per escludere l'unità di misura che noi che non usiamo quelle facciamo fatica a capire, insomma. Poi l'umidità relativa 82%, il vento 2 km all'ora, parzialmente cloudy vuol dire parzialmente nuvoloso, in effetti è vero, è così. Poi se usiamo il comando con l'opzione meno V, che di solito sta per verboso, è in effetti meno V perché dà informazioni un po' più estese di quella normale qua sopra. Vediamo fra un attimo quando risponderà. Ecco, vedete che il pannellino delle informazioni è un po' più esteso di quello normale qua sopra. Dice, vediamo un po', parzialmente nuvoloso. In questo caso non ho usato l'opzione M e vedete che appaiono le miglia e i Fahrenheit, con tra parentesi comunque anche i gradi centigradi. Vabbè, 15 gradi, umidità, Pascal, quindi la pressione atmosferica, il pressure, vedete, eccetera, eccetera. Cioè, c'è qualche informazione in più, forse un meteorologo o un appassionato di stazioni meteorologiche capisce di più tutte queste informazioni che non io. Ecco. E voilà, questa era la penultima pillola di Ubuntu per questa puntata. Carino anche questo, avere a terminale le previsioni del tempo, senza necessità di qualche interfaccia grafica o di qualche applicativo dedicato. L'ultima pillola di Ubuntu trovo altrettanto carina. Si lavora da terminale, ma poi il risultato è comunque un'immagine. Perché? Perché stiamo parlando dei pratici, famosi ormai, codici QR, quelli. Per intenderci, vediamo un po', forse ne avevo uno in giro, un codice QR, ecco, tipo questo, un codice QR tipo questo qua, ecco, vedete? Avete in mente questi che potete leggere con lo smartphone? Ecco, questi codici sono facilmente realizzabili anche da terminale. Tramite cosa? Potete aprire Ubuntu Software Center e cercare il programma QR Encode, oppure usare il più spiccio comando da terminale sudo apt-get install QR Encode. Una volta che avete installato questo comando, questo programma, potete crearvi i vostri codici QR da un testo o da informazioni comunque che vogliamo passare a qualcuno in modo più spiccio, e si manda l'immagine. Con uno smartphone si può leggere, oppure vedremo anche via web come si fa a leggere ed interpretare un codice QR fra un attimo. Il comando come si compone? Per esempio, vediamo qua. Allora, ancora una volta, fatemi spostare la scaletta che dà fastidio. Allora, QR encode è il comando, il nome del comando. Meno O vuol dire output, dove devo crearti il mio codice in un'immagine PNG, quindi gli date il nome, in questo caso pippamail.png, e meno S5 che vuol dire la grandezza, credo, la grandezza del codice, dell'immagine, insomma, come dire, i puntini neri, la granularità del codice QR, ecco, meno S5, che credo sia quello standard, e poi, virgolette, qui gli si dà il testo che deve essere convertito in codice QR. In questo caso è questo è il mio indirizzo di posta, bla bla bla. Se faccio enter, l'ho fatto enter, faccio enter, l'ha già creato. Adesso andiamo sulla mia scrivania, lo vedete qui, ecco.
Questo è il codice QR che corrisponde al testo che avete visto qui in giallino. Come facciamo ad avere la prova che è vero quello che sto dicendo? O prendete il vostro smartphone, bloccate un attimo questo video che state guardando, lo fermate qui in pausa, prendete il vostro smartphone, centrate con la videocamera, con la camera, questo codice QR, vedrete che vi apparirà tradotto il testo qui sottostante. Oppure potete andare a questo sito, che adesso io faccio clic perché non l'ho già aperto, se ben ricordo non l'ho aperto. Andate a questo sito, adesso sì che l'ho aperto, mi risposto la mia scaletta che dà sempre fastidio, e qui vedete che potete inserire, come dire, segnalare a questo sito un indirizzo internet oppure caricare un file. Quindi potete selezionare il vostro file. Io vado nella mia bella scrivania, scelgo la pippa mail PNG e faccio invia. Questo sito si succhia, si carica il mio bell'immagine PNG e interpreta il codice QR. E vedete che il testo è questo. Voilà, perfetto, eh? È proprio lui. Questo è il mio indirizzo, bla bla. Questo è il mio indirizzo, eccolo qua. Questo è il mio indirizzo. Vedete che l'ha interpretato correttamente, quindi il mio codice QR creato da terminale è perfetto, questo qua. Ottimo. Naturalmente si può indicare o una stringa direttamente così o dargli in pasto un file di testo esterno, eh? Quindi vi mostro anche questo secondo comando, scusate, dove con il solito minore di deviazione di questo file di testo lo devio come input del comando che precede, in questo caso è QR encode, sempre pippa testo, questa volta la grandezza gli dico 15 perché è un testo un po' più lungo questo qui, è un po' più corposo che non la stringa qua sopra, faccio enter, in un attimo, vedete, è molto veloce questo QR encode, in un attimo mi ha creato un nuovo codice QR, vedete 15, la size, l'S sta per size, quindi non più 5 ma 15 perché c'è tanta roba. Questo è un testo che io ho salvato qui, Encrypted Blu-ray, dov'è? Questo testo qua, tutta sta po' di roba, è stata codificata in questo codice QR, quindi capite che è molto spiccio e più pratico inviare magari questa immagine anche per mail piuttosto che tutto il file di testo, eccetera, eccetera. Integrata anche in home mail, eh? Quindi stessa opportunità di prima, o con lo smartphone, quindi voi bloccate questo video e provate con il vostro smartphone a decodificarlo, oppure usate questo sito. Quindi scegliamo nuovamente il pippa testo stavolta e gli dico interpretalo. Ci ha messo un attimino, appena appena di più. E vedete però che il testo del nostro script, eccolo qua, è stato interpretato perfettamente. Ottimo, eh? Eccezionale. Quindi QR encode da terminale. Manco a dirlo, visto che abbiamo parlato prima di integrare negli script della vostra shell, addirittura una banca dati SQLite. Anche qui, oltre alle previsioni del tempo, potete integrare in un vostro script la creazione dei codici QR direttamente da un vostro script fish o bash o quello che volete. Quindi molto pratico. Questo comando potete anche lui integrarlo in uno script ipotetico nel quale avete bisogno di creare questi codici molto pratici. Quindi vedete che anche da terminale si possono fare tante belle cose. Voilà, con questo ho concluso questa puntata speciale in doppia cifra di pillole di Ubuntu e con questo vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!